torniamo, prima cosa volevo chiederti sulle sardine, ma anche e soprattutto su Bibbiano. Cioè, Salvini decide di andare giovedì a Bibbiano. Secondo te Bibbiano ha ancora senso per la campagna? Parliamo sempre di strategie di comunicazione, eh? Cioè, vale la pena insistere su Bibbiano o forse la strumentalizzazione è stata un po' eccessiva e non funziona più, da un lato? Dall'altro poi vorrei pure che rispondessi al ragionamento che ci ha fatto la sindaca di San Lazzaro sul tema prospettive a futuro. Prego. Ma allora, intanto bisogna vedere, è stato detto anche dagli stessi abitanti di Bibbiano, là dove ci sono dei simboli il valore del sciacallaggio si riconosce subito. E invece l'importanza, ad esempio, della campagna di Salvini è dare valore al dettaglio, cioè anche al prosciutto, alla maglia della rete del pescatore, nel rapporto con l'Europa, quindi che poi a sua volta diventa simbolo. E in questo Salvini è molto bravo. Per quanto riguarda, e quindi la chiusura della piazza di Bibbiano per il centrodestra è stato un simbolo, tuttavia io credo che il valore di quello che è stato il voto raccolto da Salvini nelle piccole città, nei piccoli centri, un passo alla volta, è stato molto più importante di questo, che però oggettivamente per loro è stata una battaglia che rischia una strumentalizzazione, che ha rischiato e ha avuto una strumentalizzazione fortissima. Il valore della prospettiva è fondamentale perché evidentemente in 50 anni di governo questa regione ha avuto dei rapporti preferenziali con determinate classi, con determinate persone, e quando si citano gli ultimi e i penultimi è evidente che spesso queste categorie non hanno avuto accesso. Allora il rischio per chi è stato al governo fino adesso è di non aver aperto le porte a queste parti. E così come il sindaco di questa città ha detto bene, è importante tenere in considerazione la possibilità di far vedere che c'è una strada di unione, una strada, una prospettiva aperta per tutti, allora, soprattutto per chi ne ha più bisogno.